14 nella 15 km di Imperio Mesto ancora. Ricordiamo il ciclo dei nostri vittori, sicuramente andrà in 629, c'è Paolo Riva, l'atleta che può fare un esito. Paolo Riva che alcanzerà le 629, che è stato quest'anno secondo vincitore d'Italia nello staffetto del centro sportivo Sestina. Due medaglie d'oro, tre d'argento, uno di bronzo nei campionati italiani per Giovanni Venturini. E quindi direttamente in Coppa del Mondo, lo ricordiamo, il 19° posto, tenuto nella 15 km a tecnica libera. Torni Megran della Svezia, lo specialista Giovanni Venturini della gara della lunga distanza, anche se non è uno specialista della tecnica classica. Giovanni Venturini che è stato terzo nella 50 km dei campionati italiani 1986, nel 24° a Oberstdorf, nella 50 km di Coppa del Mondo dei tre mondiali. E poi andiamo a vedere quelli che sono i due del fondismo italiano, cioè Leo Vidi che garetta per il 699, Leo Vidi vice campione mondiale in sci alpinismo per il secondo posto nel 1975 nel trofeo Mondolana con Aldo Gianfranco Stella. Leo Vidi che è stato due volte campione italiano di sci alpinismo, una volta vice campione italiano, per lui lo ricordiamo, due medaglie d'argento in staffetta nei campionati italiani assoluti, due medaglie di bronzo sempre in staffetta per Leo Vidi, ha detto grazie per il paradiso. Poi Carlo Favre, Carlo Favre che aspetterà le 793. Carlo Favre, il proprio nome, era il di questa classe del turismo nazionale ed internazionale. Vediamo arrivare il Lombardo che aveva conquistato il secondo miglior tempo della marcia al nono Walter De Val, 2:14:19. 4 tredicesimi a pari merito sono Leo Vidi e Fabrizio Carelli in 2:15:22. 15° è Massimo Borretta di Cogne in 2:16:46. Dice lui, alla pubblica istruzione riceverà il trofeo Comunità Montana del Gran Paradiso, il terzo classificato che è il Cognè Giovanni Venturini.